questo progetto di legge risale, è nato ormai da parecchio tempo, e a quell'epoca ci stavamo occupando del disordine istituzionale che era stato portato avanti da alcuni tentativi di riforma a livello nazionale, poi applicate da noi nella legge 13 del 2015. Poi è rimasto un po' nel limbo, in attesa che ci fossero dei passaggi o degli sviluppi su questo tema che purtroppo ancora non ha trovato uno sblocco. Quindi abbiamo deciso almeno di arrivare in aula e di fargli assolvere almeno uno scopo, che è quello di riportare nella discussione la situazione della polizia provinciale e l'importanza che questo ha soprattutto nella vigilanza ittico-venatoria, visto che poi lo scopo si fermerà a questo, visto che vedo già Brusio si fermi un po' almeno, visto che trova già, oltre al poco interesse, un ordine del giorno di non passaggio. Il progetto di legge si proponeva di risolvere le gravi criticità derivanti appunto dalla conversione in legge con modificazioni del decreto legge 19 giugno del 2015 numero 78, che recava disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. In sostanza all'epoca si prevedeva già con la sfera di cristallo che le province sarebbero state abolite, e quindi con largo anticipo si andavano a svuotare di tutte le loro competenze. E la riforma costituzionale in realtà poi non è passata, e quindi la lodevole intenzione di eliminare le province dalla Costituzione non è passata, perché attaccata a questa era stato imbastito un castello di demolizione di parte della nostra Costituzione. Se si fosse stato fatto un progetto di riforma costituzionale individuando solo le province, magari anche il CNEL, questo sicuramente sarebbe passato con un ampio margine di consensi, ma questo non è stato fatto. Bene, all'epoca comunque il rischio che si stava correndo quando presentammo questo progetto di legge e anche degli ordini del giorno era quello che il patrimonio, le competenze e le risorse umane della polizia provinciale andasse disperso. La polizia provinciale esercitava soprattutto funzioni di tutela dell'ambiente e di controllo sulle attività ittico-venatorie. Queste funzioni della polizia provinciale rientravano in quella legge del Rio fra le non fondamentali e quindi dovevano essere in qualche modo ricollocate. La Regione decise nella legge la 13 del 2015 di assumersi la competenza della gestione e programmazione delle attività ittico-venatorie. E per la polizia provinciale si trovò un modo, una soluzione transitoria, che era quella comunque, per fortuna, di non disperdere quel patrimonio e quindi di lasciare la polizia provinciale all'interno delle province, perché il rischio era che tutti questi dipendenti finissero nelle polizie locali dei comuni e quindi si disperdesse un attimo quel minimo di unitarietà che c'era. Quella situazione, quindi la legge del Rio e la soluzione transitoria, ci trova oggi in un quadro radicalmente modificato, proprio perché la riforma costituzionale è stata bocciata dal 4 dicembre. Quindi oggi abbiamo ancora le province mezze abolite, ma che sono ancora lì. Quindi abbiamo enti che sono costretti a vivere con pochissime risorse disponibili e importanze competenti che ancora però sono affidate alla provincia, che però rischiano fra l'altro di andare avanti con enormi difficoltà. Pensiamo alle strade provinciali, alle scuole superiori e appunto anche le stesse funzioni date alla polizia provinciale. Quindi quella riforma appunto è stata fatta ancora a metà. Quindi oggi, a maggior ragione, dopo il tramonto della cosiddetta riforma Boschi,
appare indispensabile tornare sulla materia affrontata dal nostro progetto di legge e ritornare su quell'obiettivo fondamentale, cioè che la Polizia Provinciale rimanga un corpo unitario, che non vengano disperse le sue competenze e che sia messa in grado di funzionare. Quindi quella soluzione transitoria ha permesso sì che la Polizia Provinciale non venisse, i corpi non venissero smembrati e quindi venissero perse quelle competenze, ma non ha risolto il problema delle risorse, perché il problema delle risorse fu affrontato poi in una legge successiva nel 2016 che prevedeva di assegnare alle province risorse per gestire questo servizio che la Polizia Provinciale fa essenzialmente alla Regione, che è quella del controllo e delle sanzioni riguardo alle tematiche ittico-venatorie. Quindi si fece una delibera che assegnava che copriva i costi, diciamo, del personale per 2/3 del personale che fa servizio di Polizia Provinciale. Anche quella è una toppa che è stata messa in maniera temporanea per tentare di tenere su questa impalcatura, ma anche qui ci sono delle distorsioni che andrebbero affrontate, perché non tutte le polizie provinciali fanno attività di contrasto agli illeciti itico-venatori, ma fanno magari multe sulle strade, e noi come Regione stiamo finanziando attività che invece non riguardano le competenze regionali. Quindi cosa proponiamo nel nostro progetto di legge? Proponiamo che il corpo di Polizia Provinciale venga regionalizzato e quindi rientrino come personale della Regione. Ci sono effettivamente alcuni ostacoli giuridici che andrebbero chiariti e superati, perché c'è il tema del fatto che la Polizia Provinciale svolge anche compito di ufficiale giudiziario, e questo va a mischiarsi nelle competenze Stato-Regioni. Per questo, fra l'altro, noi presentiamo una risoluzione, perché il tema diventa importante. Le Regioni hanno approvato a marzo del 2017 un accordo sul piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. All'interno di quel piano si ribadisce l'importanza della Polizia Provinciale al contrasto di questi illeciti. Ma cosa più importante, la nostra Regione, assieme ad altre Regioni, ha preso e sottoscritto degli importanti impegni, che sono questi. Uno, i due obiettivi principali di questo piano sono il potenziamento e la riorganizzazione dei corpi provinciali di vigilanza venatoria, cioè questo programma dice che bisogna garantire il mantenimento delle attività svolte dai corpi di Polizia Provinciale. Vengono riportati nella nostra risoluzione dei dati molto preoccupanti che ci dicono che dal 2007 ad oggi, al 2018, rischiamo che il numero di persone che lavorano all'interno dei corpi della Polizia Provinciale venga dimezzato. Perché? Perché con questa soluzione transitoria la Polizia Provinciale non viene più rinnovata. La teniamo in piedi con quel po' di scotch che abbiamo messo, dicendo la Polizia Provinciale non viene assegnata ai municipi e facendo quella delibera di rimborso dei 2/3 dei costi sostenuti dalle province, ma in realtà manteniamo una situazione che purtroppo lascia la Polizia Provinciale in un limbo e la porta lentamente a non essere più efficace, efficiente e probabilmente a sparire. E quindi in questo piano si dice che entro 24 mesi le amministrazioni regionali e le province devono sforzarsi perché non ci sia un calo del personale messo a disposizione. Il secondo punto è quello che sempre responsabili delle amministrazioni regionali, entro 12 mesi le amministrazioni regionali si impegnano a rimuovere gli ostacoli giuridici che impediscono la regionalizzazione dei corpi e dei servizi di Polizia Provinciale. Cosa vuol dire? Che anche la nostra Regione ha preso questo impegno. Siccome non è immediato a regionalizzare il corpo di Polizia Provinciale, però le Regioni, nell'intesa Stato-Regione, hanno preso questo impegno. Visto che c'è in discussione anche
l'articolo 116, comma 3 della Costituzione, noi chiediamo nella nostra risoluzione, visto che ancora non sappiamo se questa trattativa è conclusa, se viene conclusa comunque probabilmente proseguirà anche dopo, che anche il tema della Polizia Provinciale, visto che in conferenza Stato-Regioni è già stato affrontato, venga risolto anche su quel tavolo e che comunque la Regione continui ad impegnarsi per ottemperare a quei due obiettivi. L'altro aspetto è che è importante appunto di mantenere e rafforzare il ruolo della Polizia Provinciale proprio quello del contrasto al bracconaggio e ai crimini che vengono commessi nelle attività ittico-minatorie. Sappiamo che le Polizie Provinciali sono particolarmente impegnate queste, ma se non gli diamo le risorse, perché noi ad oggi paghiamo i 2/3 del personale, ma le risorse, quindi le auto, i costi delle benzine, eccetera, queste non vengono rimborsate, le province sappiamo in che situazione si trovano, rischiamo che depotenziando la Polizia Provinciale, depotenziando il Corpo Forestale dello Stato, in questo accordo si parla anche del CUTFAC, non so se sapete cos'è il CUTFAC, è quello che queste riforme che il governo del PD ha approvato, ha trasformato per semplificare il Corpo Forestale dello Stato, quindi l'ha ridotto ad una parte, l'ha integrato a forza all'interno dell'arma dei carabinieri e oggi, visto che vogliamo semplificare, abbiamo trovato un acronimo di 6, 7, 8, 10 lettere che non fa capire più che cosa fanno e purtroppo sta arrecando dei danni alla vigilanza, quindi depotenziamento della Polizia Provinciale, depotenziamento del Corpo Forestale dello Stato. Questo è quello che ci ha portato il governo PD in questi anni. Quindi il nostro progetto di legge chiede, oggi verrà respinto, ma chiede almeno con la risoluzione un impegno a che le polizie provinciali diventino regionali, ovviamente dislocate sul territorio, perché è lì che si svolge il loro impegno, è lì che sono preziosi, dislocati sul territorio ma regionalizzati, di modo anche che la regione possa fare un'attività programmatoria e di coordinamento. Purtroppo invece così rischiamo appunto che lasciamo anche che i cacciatori facciano un po', i cacciatori diciamo illeciti, quelli che non vogliono rispettare le regole che ci siamo dati e possono agire indisturbati. L'altro aspetto, e chiudo, è che chiediamo dalla nostra risoluzione è che visto che c'è in ballo, la Giunta ha in pancia, sappiamo già da tempo, il progetto di riforma della legge regionale 24 del 2003, quella relativa alla disciplina della polizia locale, che lì dentro, perché abbiamo notizie che in realtà non si è ben affrontato, lì dentro si affronti anche il tema della polizia provinciale, appunto per non lasciare questo corpo nel limbo fino a che il problema si risolva da sé, nel senso fino a che si spenga e che perdiamo appunto queste capacità. Grazie.